Francesco Borgonovo, tu che cosa hai capito di quanto sta avvenendo dentro la Lega? Sono bastate poche interviste, poche anticipazioni di stampa del libro di Vespa per convocare un consiglio federale. È una buona cosa, come dice Geremica, o è il segno della debolezza anche di Salvini in questo momento? Sta avvenendo quello che avviene ogni volta, cioè che quando c'è qualcuno che ha delle posizioni considerate troppo critiche nei confronti dello status quo, allora arriva qualcuno che si crede più intelligente a dire che si deve moderare o deve cambiare i toni. Io penso che la linea che ha in mente Giorgetti, sì, magari paga a livello di poteri forti, di queste discussioni fatte tutte tra persone non votate da nessuno per prendersi il potere, poi però gli elettori la pensano diversamente. Io non credo che ci sia la folla dietro la cosiddetta linea Giorgetti, che fortunatamente sembra che ieri sia stata nemmeno dietro ripresa. Quella Salvini, Francesco, nemmeno dietro quella sicuramente Salvini. Sicuramente ce ne sono, se ci sono meno persone dietro la linea Salvini è per il fatto che la Lega sta dentro un governo che prende delle decisioni allucinanti che non ci sono in nessun paese del mondo, come quella sul Game Pass, che probabilmente gli elettori non è che sono, sì, se lo fanno, certo che se uno dice si scaricano tanti Green Pass, grazie al cavolo, se non ce l'ho non posso lavorare, come dire, grande successo del comunismo, sono tutti comunisti in Unione Sovietica, che discorsi sono? E io non credo proprio che gli elettori, basta vedere lo studio che ha fatto l'Università Cattolica non più tardi da settimana fa, 52% degli elettori italiani non erano molto favorevoli al Green Pass. Francesco, ma basta guardare i risultati elettorali, anche in una città come Milano. È evidente che c'è un problema di base elettorale, ma di base elettorale che vorrebbe delle risposte diverse, perché se noi pensiamo che la base elettorale sia rappresentata da Sangalli, io Sangalli non l'ho sentito parlare quando Milano veniva bloccata da Extinction Rebellion o dai fan di Greta o da queste altre cose, non l'ho sentito dire contro il governo che li teneva impunemente chiusi per mesi, certo, con i ristori in ritardo, non l'ho sentito parlare. Credo allora che ci siano due pesi e due misure. No, gli elettori della Lega, del centrodestra, che ha preso una mazzolata alle ultime elezioni, e dice, è colpa del fatto che non siamo abbastanza moderati. No, non è il problema che non ci sono le idee moderate, che non ci sono state idee. Invece, secondo me, la base elettorale è tutt'altro che moderata, vorrebbe invece delle risposte chiare. Quindi tu dici, in realtà la Lega dovrebbe essere ancora più salviniana di quanto non lo sia in questo momento in cui è entrata al governo. Io sono rimasto molto stupito, per esempio, da quello che ha detto una persona che stimo come Massimiliano Fedriga, perché penso che sia uno molto bravo, che sa il fatto suo, e però dalle cose che ha detto l'altro giorno, cioè accusando maltrattando uno che è andato con un banchetto a Roma e si piglia il Daspo senza fare cenno a una grossa manifestazione. Io capisco tutto, certo, però un po' di onestà intellettuale. E noi oggi, se anche prima avete parlato dei dati, se guardiamo i dati, e noi siamo ai livelli, non siamo in emergenza, cioè anche negli altri paesi, persino dove va peggio. Però mi verrebbe da dire perché non siamo in emergenza, proprio perché abbiamo spinto così tanto sulla campagna vaccinale, di cui il Green Pass è stato un vettore. C'è un errore di fondo in questa cosa, c'è un grossissimo errore di fondo. Il vaccino è una cosa che Green Pass è un'altra, taglia la testa in toro. Il Green Pass, da quando è stato introdotto, guardate i dati che ha pubblicato, il grafico chiarissimo, pubblicato Repubblica un paio di giorni fa, da quando c'è il Green Pass la campagna vaccinale è in calo, così, verticale. Ma in calo da perché sono rimasti, la gente non si vaccina più. Perché sono rimasti i renitenti alla leva vaccinale. Sono rimasti renitenti. E allora mi dite, visto che sono rimasti renitenti che non si vaccinano, facciamo più fake news. Si vaccinano. Allora, fermiamoci un attimo, voglio approfittare del poco tempo che ci rimane prima della pubblicità di Barbara Lezzi.